Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui su Euro Truck Simulator 2. Siamo qui in multi, sono in compagnia di Monster 500. Ciao a tutti. Poi abbiamo Dark. Ciao a tutti. Buldir. Ciao a tutti, non siete nel cloud del gioco. Ed Edo. Perfetto. Ciao a tutti. Bene, abbiamo un trasporto tutti verso una destinazione, quindi direi che è tempo di metterci in marcia. Parte Monster. Via, andiamo tutti quanti. Direzione, abbiamo Rotterdam, abbiamo 19 ore di tempo per arrivare con 2 ore e mezza di percorso, quindi chi lo sa se riusciamo ad arrivare. Spero che il video non laghi, perché gli FPS che sto facendo sono un po' bassi, quindi purtroppo causati dal programma, non per altro. Qui abbiamo un po' di macchine che ogni tanto suonano. E iniziamo subito qua con i semafori. Le 19 ore sono reali, quelle in blu, eh. Ah, vabbè, allora forse dovremmo riuscire ad arrivarci. Forse, perché tutto può capitare. Dark, abbiamo Edo, per ultimo abbiamo Buldir che sta arrivando. Sì. No! Allora qua, sto semaforo. È rosso. Fallo diventare verde. Ah. Oh, dai, dai. Nafta i pistoni. Ho poca ripresa. Questo intanto. Ragazzi, mi raccomando, se dovete fare un sorpasso mettete le frecce. Sì, sì, adesso guarda, metto interno cabina. Bene. Che allora vediamo di vedere un po' meglio. Oh, là. Ma chi è sto qua che mi sorpassa? Domanda, aspetta, sto laggando che... io. Là. No? No, perché vedo io laggare. Bene, intanto ragazzi, stavo dicendo, questo è un video 68. Un po' così introduttivo al multiplayer, nel senso che intanto farò qualche video, diciamo così, qualche piccolo convoglio tra di noi, giusto per vedere. Ma abbiamo perso un po' d'ora. Vabbè, si raggiungerà adesso, dai, casomai molliamo un po' il acceleratore. Intanto appunto facciamo così i convogli per vedere come va, come diciamo gestirli, perché già per trovare 5 rimorchi nello stesso punto di arrivo abbiamo impiegato 49 minuti di tempo, quindi devo dire che le cose le sono incluse. Un po' diciamo ancora da sistemare, anche perché magari non tutti abbiamo salvataggio con lo stesso livello, quindi a uno magari non compaiono certi lavori, insomma tutto un a po' uno sparisce così così. Rallentiamo ragazzi, un po' Monster. Io sto vedendo che comunque i nostri colleghi stanno molto lontani, consiglio di decelerare. Sì, ma un Monster, pochettino. Rallentare no, passare a 40 all'ora, capito? Rallentare vuol dire da 90 passare a 80, 70. Sono 60. Beh, ti ho visto praticamente all'interno della cabina, quindi le cose sono state un po'. Ok, ci hanno raggiunto. Chi mi sta dietro l'ho raggiunto, ma l'ultimo dietro ancora no. Buldir, come sempre. Buldir. Caliamo. Ok, a ragazzi, 70. Pare che Buldir ci ha raggiunti, quindi possiamo accelerare. Sì. Aspetta, che c'è Edo. Velocità di crociera 90 all'ora. Bene, allora aumentiamo. Ecco, dai, me l'ho superato. Dire, non è facile guidare e inquadrare dietro, perché Euro Truck è comunque un gioco molto sensibile, non è come Farming che il trattore va via pian piano e adesso qua le cose sono un pellino, io ce la faccio. Di solito mi piace guidare in interno cabina, perché proprio così si vede il camion che risponde subito ai comandi, vedi come si muove e tutto quanto. Anche per le frenate freni meglio se sei interno cabina, quindi la maggior parte del tempo farò i video comunque in interno cabina. Dopo magari tra un punto e l'altro metterò le songs. Monster è sparito. Monster 500 è stato bannato, è stato kickato. Kickato perché? Sono stato kickato per molto, perché avevo più
Avevo più di 600 di ping. Se c'è un ping troppo. Infatti, prima l'avevo visto la gara. Vabbè, guido io intanto. Dopo Monster, in qualche modo, ci raggiungerà. Domanda, come faccio a saperlo? Che cosa? Il ping. Premi tab e ti viene fuori tutto. MS, ah, okay. Ti dice. Io accendo, okay, io sono a 100. Ragazzi, mantenete io centrale, uno sulla ferma, sulla corsia di sosta. Corsia d'emergenza. Visto, visto. Beh, anch'io ho 105 di ping, stranamente. Ah, buono, no, adesso buono. 60, va un po'. Perché il problema è che ti colleghi con gli altri camion e quindi se loro non hanno una connessione buona, praticamente ti aumenta il ping anche a te. Ah, ok, era solo quello preso peggio. Comunque, se volete rallento, perché qua mi sembra che sto un po' perdendo. Ragazzi, chi sta sulla corsia centrale si rimette sulla corsia di destra, per cortesia. Usate le frecce, va, grazie. Ero io. Ebbene ragazzi, intanto andiamo così avanti. A parte che mancano anche 20 minuti, e su questo sarà un po' un video anche veloce, devo dire, perché sì, strada da fare era poca, e tanto per provare vediamo da farsi. Attenzione qui, che ci sono un camion. Ragazzi, mantenersi sulla terza. Passare sulla terza corsia. Terza corsia. L'ho sfiorato. Cioè, un'ora che diciamo terza corsia. Lo so, ma se sto qua occupa tutte e tre le corsie. No, ne occupavo due. Marco, rallenta un pochettino. Ok, mollato. Mettiamo il tempo da recuperare pure gli altri. Dai, calza dalle palle. Dai, che te che passi. No, non ci passo. Loro non mi tiri indietro. Qualcuno gli passa lo stesso, chi se ne frega. Tu che ti passi. Appunto, no? Come vedete, sorgono. Dobbiamo girare sulla destra, sull'autostrada a destra. Come vedete, sorgono appunto questi sveglia. Problemi. Palle. Che appunto qualcuno si deve fermare tutto quanto. Quindi dobbiamo vedere anche come gestire il tutto, altrimenti la gente qua si perde. Comunque siamo anche arrivati. Fermo. Oh no. Vediamo di. Aspetta che te pendo con i piedini. Entrare qua. E su questa dovrebbe essere una no collision area, difatti. Possiamo arrivare. Sormontare il camion qua. Guarda, e parcheggiamolo in maniera corretta. Oh. Ovviamente si è fatto dei coglioni. No. Ma. Questa è la prima volta che mi viene fuori da parcheggiare praticamente a cabina così a dritto. Maggio! Cazzo, mi ha tagliato la strada. Sono messi bene, ragazzi, ci mettiamo bene. Oh, deficiente, adesso segnalo. Bella! Sono 138 di ping. Bene, io sgancio intanto il rimorchio. Disaccoppiamento in corso, manovellina. Piedini che si abbassano. Certamente, 43 litri consumati, trasporto eccellente e via con il punteggio. Bene, continuiamo, passiamo a guidare, così intanto vediamo che arrivino tutti. Vi aspetto qua all'ingresso della zona. E io devo andare fino a in Olanda. Sì, addio. Perché Puldir non trovava appunto rimorchi uguali al nostro e quindi ha dovuto passare in un'altra zona. E l'ho trovato, ma purtroppo mi è sparito e devo andare in Olanda a prendere un po' di roba buona. Dopo torno e te ne faccio sedere un pochettino. Va bene? No. Marco è rimasto sconvolto, secondo me. Sì, sì. Oh ragazzi, siete persi qua. No, io sto qua lo sgancio, mi sto mettendo dritto, secondo me. Ma ti pare che devo fare un 1% di danno ai tre camion? Io sono al 3% perché uno era occupato tre corsie, io l'ho passato lì a fianco, ho grattato mezzo camion. Oh, maledetto. E creati vuoti in cabina. Disaccoppiamento, ok. Dai, per io, eccellente. Bueno, Monster ci ha raggiunto nel frattempo. Ovvio, lo potete vedere. Monster arriva sempre in tempo. Dove siamo, Marco?
Perché penso lo consegniamo in posti diversi il carico, sì, sì. Ma dove ci vediamo? Qui no. Gira. Chi è? Questo qua? Ah no, non sono è io. Ah, mi è imbrogliato. Andiamo in officina, dai, ma. Dai, tutti in direzione officina. Aspetta che vediamo sulla mappa dove sta. È qua, seguimi, c'è qui il camion rosso. Ah, questa qua perché è coperta. Ma ci sono più pallini blu in officina, resto. Bene, andiamo in officina qua. Qua non c'è nessuno e via. Hai 34 minuti e poi arrivo. Sì, questa qua è l'officina. No, questo è un garage. No, è officina. Ah, no, quello è il garage dove è Marco. Via, qua se passa lo stesso col giallo. Vabbè, se passasse solo col giallo. Ecco qua. Arrivati anche in officina, così poi ci troviamo qui tutti. Ecco, qui c'è molta tanta gente, diciamo. E l'officina dov'è? Pensare che siamo in Europa 4. Siamo in Europa 4, stasera ci sono anche 1400 persone circa. Sì, ci sono un po' tutti i server qui. Ma è anche sera così, venerdì, tutto un attimo gente gioca. Chi è che manca di arrivare qua? Ciao, Edo? Di Edo che sta arrivando, sto bene. Vedendo che è in arrivo. Dopo appena arriva Edo, direi che anche per questo, per questa piccola puntatina in multiplayer, piccolo assaggio e tutto, e poi ci rivedremo con nuove puntate e video anche un po' più lunghi, trasporti anche un po' più lunghi, un po' più impegnativi e un po' più di fortuna quanto. Magari e vedere magari tutti arrivare anche sul stesso posto, perché purtroppo vuol dire dovuto andare anche un po' più distante. Pagino vicino va. Eccolo qui, è arrivato a Edo con suo Mercedes Benz. Come sempre Marco manca sempre in grado. Manca sempre, vuol dire. Ma che sei caduto quel posto? La sfiga. Io. Bene ragazzi, direi che anche per questo viaggio è tutto. Quindi va. Ringraziamo qua i camionari, qua abbiamo Dark. Ciao a tutti. Eccolo qua, poi abbiamo Monster. Ciao a tutti. Io. E dopo Edo. Edo col suo Mercedes Benz. Dove lo finiamo? Qua. E Buldir con il suo Scania disperso per i meandri di Amsterdam. Ciao a tutti. Bene, commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, tenetevi pronti per i prossimi video. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao.